Buonasera e benvenuti alla Cappella della Sede Nazionale del Rinnovamento dello Spirito Santo, Vergine dalle Mani Alzate. Vogliamo iniziare questo tempo di adorazione con un canto, il canto Alzati e Risplendi. Alzati e risplendi, pura la tua luce, e su te la gloria del Signore. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, e su te la gloria del Signore. Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a te, nel tuo figlio è alzato di gioia. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza, Gerusalemme, Gerusalemme, canta ed alza il tuo Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza, Gerusalemme, Gerusalemme, canta ed alza il tuo Alleluia, e sì, siamo davvero nella gioia, non c'è spazio per la tristezza e ci ritroviamo ancora una volta come tutti i giovedì per pregare e per adorare il Signore. Alzati, questo è un verbo biblico che tante volte abbiamo considerato e che questa sera ci permette qui in questo saluto, in questa nota introduttiva, di evidenziare due momenti nell'arco di questa settimana che meritano di essere proprio richiamati come un momento nel quale, momenti nei quali qualcosa accade dinanzi a noi e si mostra come qualcosa che deve suscitare ammirazione. Allora, il primo gesto in cui qualcosa si alza, si erge dinanzi a noi è la salute ritrovata di Papa Francesco. Si è alzato dal letto del Gemelli, dove è stato ricoverato, operato, ha fatto questi giorni di convalescenza e ritorna a casa Santa Marta. E dunque il Santo Padre che si rimette in piedi, che si alza alla nostra vista, è motivo di gioia per tutta la Chiesa, perché quando il Papa soffre, tutta la Chiesa soffre con lui. Abbiamo pregato, tanta intercessione, tanta supplica al Signore, abbiamo anche significato al Santo Padre la nostra vicinanza spirituale e dunque abbiamo questa sera una ragione in più per lodare e ringraziare il Signore. Ma c'è anche una donna che si erge dinanzi a noi, si alza dinanzi al nostro sguardo ed è la Madonna. E domani è la festa della Madonna del Carmelo ed è una festa tanto cara al popolo di Dio, anche a me personalmente, perché la comunità Ancilla Dei del Rinnovamento nello Spirito sin dal 1978 ha avuto la sua sede proprio nella chiesa della Madonna del Carmi, nella cappella dell'ospedale, e dunque il cammino nostro di intercessione è sempre stato accompagnato da questo duplice rimando agli ammalati, ai sofferenti e alla Madonna del Carmelo, alla Madonna del Carmine. E dunque questo canto, Alzati e risplendi, ci fa vedere che in cielo la Madonna si erge in tutta la sua bellezza e in tutta la sua potenza di intercessione, prega per noi e poi, dicevo, il Santo Padre. Con questi sentimenti e con altre evidenze che daremo nel corso di questo nostro incontro, ci prepariamo allora ad ascoltare le parole introduttive di esortazione che ci vengono da Don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito, a cui stiamo per dare la parola. Dopodiché ritorneremo qui e in diretta avremo ancora una volta il nostro tempo di adorazione con alcune intenzioni particolari che mi permetteranno poi alla fine di fare alcuni richiami, alcuni avvisi che ci stanno tanto a cuore
perché estate è sì tempo di riposo, di vacanza, e ce n'è tanto bisogno, ma non possiamo certo mandare in vacanza lo Spirito Santo, e dunque è anche tempo di attività, di formazione, di evangelizzazione per tutti noi. Quindi ho necessità di richiamare alcune cose che interpellano non soltanto il rinnovamento nello Spirito, ma tutti coloro che vorranno unirsi a noi per vivere alcune pagine di spiritualità e di intensa vita spirituale. Allora, ci ritroviamo a breve qui dalla Cappella di Via degli Olmi, ma diamo subito la parola a Don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del Rinnovamento nello Spirito. Gesù è il Signore, alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, ci prepariamo alla preghiera di adorazione eucaristica che continua nella nostra vita l'eucaristia che abbiamo celebrato, abbiamo ricevuto, e dopo aver adorato ci prepariamo anche a vivere ancor più nella nostra vita, perché diventi missione, diventi carità, diventi evangelizzazione, diventi misericordia, diventi in un certo senso parola di Dio che in noi si fa carne e che vive nella nostra povera, nella nostra umile carne. Questa sera vorrei che la nostra attenzione, nel prepararci all'incontro con Gesù, si concentrasse in modo particolare su un aspetto che è proprio generato dalla presenza e dalla potenza di Gesù presente nel pane eucaristico. Ogni qualvolta noi incontriamo Gesù, ogni qualvolta noi siamo con Lui, viviamo una singolare esperienza di presenza di Dio. Gesù è presente in mezzo a noi quando due o tre sono riuniti nel suo nome, è presente nel segreto, nel silenzio della nostra stanza quando ci raduniamo in preghiera, è presente nei poveri, nei sofferenti, è presente in tante maniere spiritualmente, ma c'è una presenza di Gesù che è particolare, che è singolare, che potremmo definirla in un certo senso la presenza delle presenze. Ed è quella eucaristica, quella del sacramento, nel pane eucaristico che adoriamo, noi siamo alla presenza del vero Dio e uomo perfetto. Lì, in quel pane eucaristico, noi contempliamo Gesù, vero Dio e vero uomo, nel suo corpo, sangue, anima e divinità. Così abbiamo imparato sin da bambini e così abbiamo anche sperimentato nella nostra vita cristiana. Questa presenza di Gesù, questa sera vorrei che la rapportassimo in modo particolare con il nostro stato di vita, direi quasi di guerrieri dell'Altissimo. Non dobbiamo trascurare che la nostra vita di fede, la nostra vita cristiana, vive in un mondo che è fortemente ostile a Dio. Non dobbiamo dimenticare che questa nostra terra è abitata, come ci dice Gesù, dal principe di questo mondo, che ostacola, che lotta, che si oppone, che tenta di allontanare gli uomini dal progetto di Dio. Non dobbiamo trascurare che siamo un po' passi, la metafora, siamo un po' come dei guerrieri in battaglia. E a conclusione di ogni giorno riportiamo ferite e stanchezza. Abbiamo bisogno, tornando nelle nostre case, nel silenzio,
della nostra vita abbiamo bisogno di ricostruzione continua, di rigenerazione continua, di guarigione continua, di liberazione continua. Abbiamo bisogno della potenza di Gesù. Non vi sarà difficile comprendere quanto la presenza di Gesù è una presenza potente, perché nel pane eucaristico lì cogliamo l'onnipotenza di un Dio nascosto. E questa presenza è una presenza fastidiosissima al maligno, insopportabile. Vi ricordate quando Gesù entra a Cafarnao nella sinagoga di giorno di sabato? Ce lo racconta Marco al capitolo primo del suo Vangelo. Che cosa accade? Basta che Gesù è lì e uno spirito che possedeva una povera creatura, uno spirito immondo, un demonio, si scatena fortemente contro di lui. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Ricorderete ancora quando Gesù, ce lo racconta sempre Marco al capitolo 5 del suo Vangelo, arriva nel paese dei Geraseni, un uomo che era posseduto in un modo tremendo da uno spirito immondo, da uno spirito impuro, che a tal punto da avere una forza sovrumana che non riuscivano neppure a trattenere, a legare, si aggirava tra le tombe, al solo passaggio di Gesù si scatena ed esprime tutta la sua forza alla presenza di Gesù. Non dimenticherete neppure quando Gesù, ce lo racconta Luca al capitolo 9, si imbatte con la sofferenza di un uomo la cui creatura era tormentata da uno spirito immondo. L'aveva portato il suo figliolo dai discepoli di Gesù, avevano pregato, ma non erano riusciti a liberarlo. E allora si rivolge a Gesù: abbi pietà, aiutami, abbi compassione. È il grido di dolore di questo padre. E appena Gesù si avvicina, che cosa accade? Che il demonio si scatena. La presenza di Gesù. Nessuna sua parola particolare in questi episodi che vi ho ricordato, nessun intervento particolare, la presenza di Gesù scatena il nemico nascosto. E questa presenza di Gesù, di fronte alla quale ci porremo fra poco nella celebrazione dell'adorazione, questa presenza di Gesù è la presenza che ci guarisce. E dalle ferite che abbiamo riportato nel nostro combattimento spirituale, è la presenza che ci sostiene nel nostro cammino di fede. Nelle esortazioni scorse abbiamo soprattutto sottolineato come nutre, come Gesù ci nutre. Oggi come Gesù ci ricostruisce, come Gesù ci guarisce, come Gesù ci libera. Le ferite che abbiamo riportato nel nostro combattimento spirituale vengono guarite dalla potenza di Gesù. I sigilli che Satana ha cercato di porre in tante maniere, raggiungendoci e spesso facilmente a causa della nostra fragilità e del nostro peccato, quei sigilli vengono distrutti. E quelle piccole dimore che in alcuni ambiti delle nostre fragilità Satana ha cercato di costruire, alla presenza di Gesù vengono portate alla luce e Satana non può nascondersi. Pregare, stare davanti a Gesù è fondamentale per il nostro cammino di guerrieri di Dio.
nel nostro mondo di araldi della parola di Dio, di operatori della misericordia di Dio. Ora ci mettiamo davanti a Lui. Ci mettiamo davanti a Lui pregando col cuore. La preghiera del cuore non è una preghiera fatta di emozioni particolari, non so di quali sensazioni che dobbiamo costruire e generare, magari con alcune suggestioni tutte umane. No, si tratta di stare davanti a Lui. Vi racconto un episodio che porto così nella mia memoria da quando ero giovane studente di liceo. Al seminario pontificio di Salerno venne a trovarci e ci raccontò qualcosa della sua vita Monsignor Pollio, che era vescovo di Salerno, la cui vita era stata scritta in un libro che portava il titolo Croce tra le sbarre. Lui era missionario, era stato in Cina ed era prigioniero. Gli avevano tolto tutto, era passato molto tempo in prigione. E quando ci parlò della sua preghiera, ci disse: non avevo un rosario, non avevo un testo, non avevo nulla. La memoria cominciava ad essere anche offuscata da tanta stanchezza, da tanta prova, da tanto dolore. Non avevo altro che la preghiera del cuore. Parlavo con Gesù, lo invocavo, lo chiamavo, gli raccontavo. Il mio cuore raccontava le sue gioie, le sue certezze e i suoi dolori e le sue pene. Ecco, questa è la preghiera del cuore. Ed è in questo atteggiamento di umiltà e di gioia che ci poniamo nella nostra preghiera di adorazione di sempre. Poiché, cari fratelli e sorelle, ogni giorno combattiamo, ogni giorno siamo in battaglia, ogni giorno siamo avversati e attaccati dal mistero dell'iniquità. Ogni giorno siamo travolti da tante ferite. Ogni giorno abbiamo bisogno di ricostruire noi stessi stando davanti a Gesù. L'adorazione non è un optional della nostra vita di fede. È un'attuazione del mistero eucaristico che celebriamo, che riceviamo, che adoriamo e che viviamo. Bene, con questa certezza di me e con questo atteggiamento del cuore iniziamo la nostra preghiera di adorazione, invochiamo, lodiamo, benediciamo e col cuore preghiamo l'Onnipotente Signore. Sarà Lui a guarirci, sarà Lui a liberarci, sarà Lui a purificarci, sarà Lui a santificarci. La Sua presenza, la Sua divina presenza. Buona preghiera. Grazie Don Michele. E dunque riprendiamo da qui, dalla Cappella di Via degli Olmi, in diretta, il nostro tempo di adorazione a inizio, partendo da queste espressioni che ci sono state ricordate: stare alla presenza del Signore. Vedete, se dovessimo riassumere quale sarà il nostro destino eterno, è stare alla presenza del Signore. Saremo in adorazione e godremo della Sua presenza. Ma già sulla terra possiamo anticipare questo destino e godere dei benefici di questa presenza di Dio. Perché stare alla Sua presenza significa ottenere benefici. Ecco la preghiera. È assai interessante che ci sia stato ricordato questa sera di non avere vergogna, non avere paura, di portare al Signore ciò che noi siamo. Lui sta dinanzi a noi in tutta la Sua divinità e noi lo siamo con la nostra fragile umanità. Abbiamo richiamato il Santo Padre in questo eccezionale ricovero al Policlinico Gemelli.
Ma vorrei richiamare il primo gesto di San Giovanni Paolo II. Il giorno della sua stessa elezione pontificia si portò proprio al Gemelli per visitare il suo caro amico polacco, Monsignor Descur. E prima di andare al Policlinico Gemelli, dove poi il Santo Padre sarebbe stato ricoverato per ben 9 volte, Giovanni Paolo II disse agli eminentissimi cardinali che si sarebbe appoggiato alle sofferenze di tutti gli ammalati, e certamente non immaginava il destino di sofferenza che egli stesso avrebbe vissuto, senza mai avere vergogna dei suoi limiti, della fragilità della sua carne. E andando al Gemelli, in questo storico primissimo discorso da quella cattedra, la cattedra del dolore, la cattedra della sofferenza, San Giovanni Paolo II ebbe a dire, per precisare questa idea di appoggiarsi alle sofferenze degli ammalati, disse proprio agli ammalati: voi siete deboli, voi siete sofferenti, ma in questa sofferenza c'è potenza, c'è la potenza del Cristo crocifisso. Così che quando diciamo che per le sue piaghe siamo stati guariti, possiamo dire per le sue sofferenze siamo stati liberati, siamo stati guariti, siamo stati consolati. Ecco perché Paolo dirà: mi vanterò di queste sofferenze, mi vanterò delle mie debolezze e le porrò lì, di fronte a Lui, dinanzi a Lui. Ed è quello che noi vogliamo fare. Talvolta il dolore ci rende muti, la sofferenza non si contiene, e dunque anche l'espressione della gioia, della lode ci risulta difficile. La Scrittura dunque ci dice di offrire il sacrificio della lode. Ma vogliamo che questa sera tutti coloro che soffrono, tutti coloro che sono nell'angoscia, tutti coloro che combattono, avete sentito la presenza del maligno, anche del maligno diciamo una presenza malefica, non è una presenza benigna, una presenza che talvolta lavora dentro di noi e ci rende ancora più fragili, facendoci sentire dei condannati a morte, dei dannati, degli infelici, dei dimenticati. E dunque quello che è il valore salvifico della sofferenza diventa invece causa di perdizione, il mysterium iniquitatis, avete sentito nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, è proprio questo. Per le sue piaghe siamo stati salvati, non dannati. La mia sofferenza si unisce a quella di Cristo e mi salva, e io divento agente di salvezza per l'umanità intera. Allora, così comprendiamo perché il Santo Padre Papa Francesco ha offerto le sue sofferenze. In questa offerta c'è salvezza. Allora possiamo farlo anche noi. Possiamo trovarci in un ospedale in questo momento, possiamo trovarci in una casa di cura, in un centro di accoglienza per anziani, per minori, per migranti. Quanti luoghi di sofferenza, quanti luoghi nei quali sentiamo il bisogno di stare alla presenza di colui che ci salva. Adesso possiamo farlo. E dunque, ancora una volta, porterò alla presenza di Gesù tutte le intenzioni che sono giunte alla nostra casella postale elettronica io intercedo@rnssegnomenoitalia.it. È un elenco di prove, di sofferenze, di delusioni, di attese, di speranze negate, crocifisse. E dunque è l'espressione della nostra umanità che vuole stare alla presenza del Signore. Ecco, porgendole a Gesù, ponendole ai piedi dell'altare, è come se ciascuno di voi, anche coloro che non hanno inviato queste preghiere, queste richieste, si porranno alla presenza del Signore. Canteremo per introdurre la nostra adorazione proprio alla presenza tua. Io voglio pormi, voglio porre tutta la mia vita. E poi cercherò con l'aiuto dello Spirito di farmi voce, preghiera, cuore di ciascuno di voi, soprattutto di coloro che non hanno forza per pregare, che stanno perdendo anche la fede per rivolgersi a Dio, che hanno paura nel tempo della prova, della sofferenza, della malattia. Ecco, uniamoci in un solo abbraccio, in un solo canto, in un solo cuore e insieme andiamo alla presenza del Signore. Il tuo
Di dirci peccatori, di dirci sofferenti, di dirci angosciosi, angosciati, di dirci bisognosi di salvezza. Veniamo alla tua presenza. Portavano alla presenza di Gesù tutti coloro che erano malati e posseduti da spiriti immondi, e Gesù li accoglieva uno ad uno e, imponendo le mani su di loro, li guariva. Così è scritto nei Vangeli. E così, Signore Gesù, noi vogliamo vederti qui dinanzi a noi. Attiraci a te, chiamaci per nome uno ad uno ed imponi la tua mano su di noi, perché possiamo essere guariti e liberati. Veniamo a te, Signore Gesù, e vogliamo stare alla tua presenza. Togli dinanzi a me tutto ciò che fa da ostacolo alla visione del tuo volto beatifico. Togli dai miei occhi le squame che mi impediscono di vederti qui realmente presente. Alla tua presenza voglio stare anch'io. Non è il momento di dare le spalle a Gesù e non è neanche il momento di stargli di fianco. Quando adoriamo, noi ci poniamo in ginocchio, ci prostriamo dinanzi a Lui, alla Sua presenza. E allora invito tutti a fare questo gesto, come me in questo momento. Stiamo dinanzi a Lui, non di lato a Lui. Dobbiamo guardarlo, perché Egli possa guardarci. Questa è la mia adorazione, Signore Gesù, guardarti. Alla tua presenza. Guarda questa Eucaristia, guarda il Santissimo Sacramento dell'altare, guarda Gesù vivo, Signore e Salvatore tuo, guarda il Dio fatto carne, l'unico, unigenito, Figlio di Dio. Sei venuto per rovinarci. Gridarono tutti coloro che si opponevano alla sua presenza, tutti coloro che lo volevano impotente nella sua presenza. E Gesù liberò, e Gesù continua a liberare, e Gesù guarì tutti coloro che andavano alla sua presenza, e Gesù ancora vuole guarire. Per questo siamo qui e per questo ti benediciamo, Signore.
La tua presenza è misericordia per me. La tua presenza è salvezza per me. La tua presenza è riscatto, redenzione, risurrezione per me. La tua presenza è conforto. La tua presenza è forza. La tua presenza è soluzione nel tempo della prova. La tua presenza è miracolo. Tu sei qui presente e io ti voglio adorare, Signore Gesù. Poniti dinanzi a Lui, poniti ai Suoi piedi. Sono qui per adorare Te. Potrai ripetere con noi le parole di questa canzone, facile, semplice, immediata, che dice: sono ai Tuoi piedi. Se il mondo ti ha messo in ginocchio, rialzati con lo Spirito di Dio e riponiti in ginocchio con lo Spirito di Dio per adorare Gesù. Se gli idoli, le ricchezze di questo mondo, i piaceri, il potere di questo mondo ti hanno messo in ginocchio, prostrato, rialzati con lo Spirito di Dio e con lo Spirito di Dio poniti in ginocchio e adora. Se il dolore, la fatica, la prova, l'ingiustizia, il fallimento ti hanno messo in ginocchio, con lo Spirito di Dio rialzati e rimettiti volentieri in ginocchio dinanzi a Lui. Signore, quello che voglio fare, stare ai Tuoi piedi questa sera. Poniamoci in ginocchio alla presenza del Signore, perché dinanzi a Dio possiamo solo prostrarci e adorare. Dinanzi al Dio amore, noi possiamo solo porci in ginocchio e chiedere misericordia. Signore, sono qui ai Tuoi piedi e voglio amare Te e voglio essere amato da Te e chiedo grazia a Te. Accoglimi, abbracciami, liberami, guariscimi. Signore, sono qui ai Tuoi piedi. Cantiamolo insieme, con dolcezza. Signore, sono qui ai Tuoi piedi. Signore, voglio amare Te. Perdonami, perdonami, la tua grazia invoco su di me, liberami, liberami, guariscimi, guariscimi, e in te risorto, per sempre io vivrò. Signore, sono qui ai Tuoi piedi e chiedo grazia a Te. Signore, sono qui ai Tuoi piedi. Signore, chiedo grazia a Te. Signore, sono qui ai Tuoi piedi. Chiedo grazia a Te, accoglimi, perdonami, la Tua grazia invoco su di me, liberami, guariscimi. E in te risorto, per sempre io mio. Oh.
non temere la verga che ti ha percosso, non temere la ferita che la violenza ti ha inferto. Ci sono tante persone che hanno subito violenza, sono state percosse e ci sono alcune che nascondono i segni dell'umiliazione. Stai alla mia presenza, dice il Signore, perché io possa lenire, curare, porre il mio balsamo su queste ferite, su queste lividure. Signore Gesù, guarda queste persone che sono tutte lividi a causa delle percosse subite. Piangono alla tua presenza questa sera. Sono state umiliate, hanno subito violenza, subiscono violenza. Sono alla tua presenza, Signore. Poni il tuo balsamo di pace. Poni il tuo balsamo d'amore. Poni il tuo olio su queste lividure. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Grazie. Perché alla tua presenza queste donne ritrovano dignità. Grazie perché alla tua presenza queste donne umiliate, offese, percosse, trovano dignità. Donna, nessuno ti condanna. Donna, benedetto tu sei, Signore Gesù, perché quelle pietre diventano pane, pane, Eucaristia, salvezza. Grazie, Signore Gesù, per quello che stai facendo. Gloria a te, Signore Gesù, perché alla tua presenza trovano grazia questa sera alcune persone che hanno subito un giudizio ingiusto e sono state condannate. Ci sono persone che hanno subito ingiusta condanna e persone che subiranno ingiusta condanna e sanno che il loro destino è segnato e sono qui alla tua presenza, Signore Gesù. Tu sei giustizia, tu fai giustizia. Signore, sono qui ai tuoi piedi, chiedo grazia a te. Cantiamo, cantino tutti coloro che hanno subito ingiustizia, stanno subendo ingiustizia, che hanno cercato clemenza e non l'hanno trovata, che hanno cercato giudizi giusti e non li hanno trovati. Signore, la tua mano sia su di loro, su queste case, su queste famiglie che hanno subito ingiustizia e su questi uomini, su questi figli, su questi giovani che stanno scontando una condanna ingiusta e coloro che hanno subito e stanno subendo una condanna sproporzionata, insopportabile per l'errore commesso. Chiedo grazia a te e giustizia che invochi. Portati alla presenza del Signore. Di Lui è detto che è giudice di pace. Ha autorità. Signore dei signori, Re dei re. La tua autorità sia su questa situazione, la tua autorità sia sulla mia casa, la tua autorità sia sulla mia famiglia, la tua autorità sia su questo carcere, la tua autorità sia su questa aula di giustizia, la tua autorità, Signore Gesù. Cambia ogni giudizio ingiusto, cambia ogni condanna ingiusta, cambiala per amore del tuo nome, Dio giusto tu sei.
in te non c'è ingiustizia. Cantalo, cantiamolo, sono qui ai tuoi piedi. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, chiedo grazie a te. Tu sei giustizia. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, chiedo grazie a te. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me. Liberami, guariscimi, e in te risorto per sempre io vivrò. Dice il Signore, non temere, non abbatterti, perché io ti libererò dalla terra lontana. Vivrai tranquillo e nessuno ti molesterà. Ci sono tante persone in questo momento che sono molestate a causa del loro essere migrati. Ci sono persone mobbizzate a causa del loro provenire da terre lontane. Ci sono tante persone che non vivono tranquille, sono rifiutate, sono allontanate, sono maltrattate a causa della loro diversità. Signore, sei tu che lo dici, non temere, vivrai tranquillo, nessuno più ti molesterà. Grazie, Signore, perché questa sera fai risentire dignità a questo operaio migrato, a tanti migranti, a tante persone che hanno lasciato la loro casa, la loro terra e piangono. E chiedono di essere accolte. Signore, sei tu che lo stai facendo. Sei tu che li stai accogliendo. Sei tu che prometti pace. Ti benediciamo, Signore, e ti ringraziamo perché non saranno più molestati e vivranno in pace. Tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare la loro casa, la loro terra, e vivere in un altro luogo, disadattati, in condizioni di difficoltà, di povertà, di marginalità. Grazie, Signore, perché li chiami per nome e chiedi che si avvicinino a te questa sera e che non abbiano vergogna. Grazie, Signore Gesù. La tua bontà è su di noi, la tua misericordia è su di noi, il tuo sguardo è su di noi. Tu sia benedetto, Signore, per quello che stai compiendo, per ciò che la tua mano sta operando. Continuiamo ad invocare Gesù. Signore, sono i tuoi piedi. Presenteremo adesso gli ammalati nei luoghi di sofferenza. E faremo delle loro sofferenze, del loro dolore, la potenza del Cristo crocifisso, la potenza della preghiera di Gesù sulla croce, la nostra stessa preghiera di intercessione. Amen, amen. Cantiamo, cantiamo. Chiedo di essere guarito, chiedo la guarigione. Chiediamola, chiediamola per tutti coloro che portiamo nel cuore, amici, conoscenti, parenti, familiari intimi, ma anche per tutti coloro che non hanno un nome, un volto, che sono stati dimenticati, che a causa del Covid non possono essere visitati. Cantiamo e intercediamo per loro. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Chiedo grazia. Signore, chiedo
grazie a te. Signore, sono qui ai tuoi piedi. Signore, chiedo grazie a te. Accoglimi. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me. Liberami, liberami, guariscimi e in te risorto per sempre io vivrò. Signore, portiamo alla tua presenza tutti gli ammalati. E mentre tu sei presente nelle corsie di questi ospedali, loro si affacciano al tuo passaggio e chiedono che tu ti fermi, che ti fermi. Guardali, Signore Gesù, guarda queste ferite che non si rimarginano, guarda questi organi vitali che non guariscono. Guarda questi letti di ospedale. Lì sei tu, Gesù, che chiedi di essere visitato. Lì sei tu, Gesù, che chiedi di essere guarito. Lì sei tu, Gesù, che chiedi di non essere lasciato solo. Lì sei tu, Gesù, che gridi sulla croce. E sei ancora tu, Signore Gesù, che vivente, risorto, passi e dici: lo voglio, sii guarito. Sei tu, Signore Gesù, sceso dalla croce, risorto per amore, vivente per la gloria del Padre, che entri nelle nostre corsie, nei nostri ospedali, soprattutto nei reparti dove lo spirito di morte si agita, dove le medicine non sono efficaci, dove le terapie non sono ancora giunte. E fermi la morte e arresti la malattia. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la tua mano potente si pone in questi luoghi. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te viene ogni cosa e tutto è sottoposto alla tua autorità, al tuo potere. Gloria a te, Signore Gesù, per tutti i malati di cuore, per tutti coloro che devono ricevere trasfusione, intervento chirurgico. Tu ti unisci al cuore degli ammalati, Signore Gesù, e dal tuo cuore, da cui promana la guarigione, esce un amore che tocca e guarisce. Dal tuo cuore, dal quale promana ogni guarigione, esce una forza che tocca e risana. Sono venuto per compiere le opere del Padre, tu hai detto. Il Padre mio opera, opera sempre. Tu sei in attività, Signore Gesù, e ti ringraziamo perché la tua mano tocca queste parti malate. Grazie perché rialzi chi è caduto. Grazie, Signore Gesù, perché stai raddrizzando il passo, le ginocchia, le gambe, i piedi, le anche, le spalle, i gomiti, le mani. Signore Gesù, grazie perché visiti le articolazioni del nostro corpo. Visiti queste parti del nostro corpo che non si muovono più, che hanno perduto il tatto, la sensibilità, la forza. Sei tu che mi guarisci,
sei tu che ci guarisci. Sei tu che tocchi queste parti deboli, senza forza, e unisci la potenza della tua debolezza sulla croce, la potenza della tua risurrezione dalla morte, e con la tua mano tocchi. Gloria a te, sei tu che mi guarisci, Signore Gesù. Tu sei il mio Dio, tu sei Gesù, tu sei colui che mi guarisce. Gloria a te, Signore. Gloria per quello che stai facendo. Gloria per quello che stai compiendo. Gloria per quello che hai iniziato a compiere questa sera. Gloria a te per tutti i luoghi nei quali la tua presenza è giunta e giungerà ancora, per la potenza della fede, dell'intercessione. E adesso noi, Signore, non possiamo che dirti grazie. Adesso noi non possiamo che fare Eucaristia, rendimento di grazie. Non possiamo che essere anche noi segno eucaristico nella storia, per tutti, segno di gioia, segno di rendimento di grazie, alleluia vivente, benedizione vivente per tutto quello che hai fatto e che farai. Allora unitevi a me e con gioia lodiamo e ringraziamo Dio, il Dio fedele, il Dio santo, il Dio che non si arrende dinanzi al male, ma che lo vince. Il Dio che non ci consegna alla morte, ma che ci salva. Il Dio che ci ama, immensamente amati, immensamente salvati, immensamente portati dalla sua mano, protetti, custoditi, allevati, sfamati, saziati, dissetati. Grazie, Signore, perché alla tua presenza c'è tutto. Grazie perché dalla tua presenza noi riceviamo ogni bene. Grazie perché per la tua presenza noi siamo salvati. Grazie, Signore, perché con la tua presenza noi possiamo camminare, camminare, andare avanti, non fermarci, non arrenderci e vincere, 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 più che vittoriosi. Grazie, Signore, perché ci fai vincere il male con il bene. Grazie perché ci fai vincere la sofferenza con il dolore. Grazie perché ci fai ottenere guarigione passando dal dolore, passando dalla sofferenza, anticipo di vita eterna, anticipo di salvezza. Tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Salvatore, a te tutto si sottopone, a te tutto obbedisce. Grazie, Signore, perché in ultimo non permetterai che la nostra vita conosca la corruzione del peccato, della morte. Grazie, Signore, perché ancora continui ad allontanare il maligno che ci insidia, il maligno che ci fiacca, il maligno che ci giudica, il maligno che ci condanna e vuole la nostra morte. Tu sei il Dio della vita, tu sei il Signore che dà la vita. Tu sei colui che genera vita, vita eterna, vita per sempre. Alleluia, Signore. Alleluia per le vite che hai visitato. Alleluia per le vite che hai risanato. Alleluia per le vite che hai salvato dalla morte. Insieme ti lodiamo, insieme ti benediciamo, insieme ti acclamiamo, insieme esaltiamo il tuo nome santo. Gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria al Figlio di Dio. Gloria all'Eterno Signore, gloria a colui che era, che è e che viene, perché Gesù, il suo nome, è salvezza ieri, oggi e sempre. Amen, amen, alleluia. Oh,
Signore, ci hai usato misericordia, ci hai fatto grazia e abbiamo scoperto che privilegio, che benedizione è stare alla Tua presenza. Stiamo in piedi, anche chi non pensava di stare in piedi, sta in piedi, anche chi pensava di non avere la forza di rialzarsi, alzati, abbiamo cantato all'inizio, adesso sta in piedi, anche chi aveva paura di rimettersi in piedi per ricominciare il viaggio, adesso sta in piedi, anche chi aveva voltato le spalle a Gesù, o lo guardava solo di fianco, adesso sta in piedi e sta alla Sua presenza. Signore, ci hai rialzati e ci metti in cammino e ci metti forza e infondi in noi, per la potenza del Tuo Spirito, il coraggio, l'audacia del cammino. Grazie, Signore, per quello che hai fatto e che farai. Ecco, vi invito a sostare per qualche secondo in silenzio assoluto, ritti dinanzi a Lui, dritti dinanzi a Lui, in piedi alla Sua presenza, e guardiamolo faccia a faccia, perché si fa guardare faccia a faccia. Non siamo meno di Mosè e non siamo meno degli apostoli e non siamo meno di tutti coloro che hanno contemplato come noi questa sera il volto di Dio. Sia lodato e ringraziato ogni momento Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora, sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Amen. Ogni ginocchio si piega e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen. Jesus è il Signore. El Señor vive, Jesús, el Señor vive, Jesús, el Señor, él vive, él vive, él vive. Alleluia, Gesù è il Signore. Bene, ancora siano rese grazie al nostro Dio per quello che ha compiuto e per quello che ancora compirà, perché se questa adorazione si conclude, non conclude il Signore la sua opera e i benefici della sua presenza. Siamo stati alla sua presenza e lungo questa estate in tanti modi ci porremo alla presenza del Signore. Intanto mi pare importante dire che ci porremo anche gli uni alla presenza degli altri, e questo è già un grande dono, è un carisma esserci, riconoscersi fratelli, ritornare ad sperimentare il gusto della fraternità, il gusto della comunità, il gusto dello stare insieme. E pertanto voglio rinviarvi alla nostra programmazione estiva. Sono in corso le scuole regionali estive per animatori e responsabili del rinnovamento, ma poi c'è un calendario assai ricco di iniziative. Abbiamo bisogno di stare alla presenza del Signore, di ritrovare noi stessi,
di ritrovare il senso della vita. Quanta gente disorientata, quanta gente smarrita, quanta gente che non riesce a riprendere il passo. E dunque dobbiamo rafforzarci nel Signore. Sì, questo è il nostro riposare, e permettere a Dio che ci restauri, che ci faccia nuovi, che ci ridia la gioia di riprendere il cammino, di riprendere la vita, di riappropriarci pienamente delle nostre storie personali, familiari, comunitarie, lavorative, sociali. E dunque vi invito ad andare sul sito del Rinnovamento nello Spirito, rinnovamento.org, dove trovate illustrate tutte le nostre iniziative. Ma a me stanno a cuore due in modo particolare. La prima, la prossima, la più vicina, è la vacanza carismatica per giovani, dal 25 luglio al 31 luglio, dunque l'ultima settimana di luglio. A Cupra Marittima, siamo nelle Marche, e sotto lo sguardo della Vergine di Loreto abbiamo chiesto a tutti i nostri giovani di ritrovarsi. Certo, non potranno essere in tanti per molte ragioni, 230 è il numero fissato, e bisogna fare a gara per esserci, e bisogna spingere anche altri giovani a partecipare. Allora mi rivolgo a te giovane, e anche a te che magari non sei più così giovane, perché certamente potrai portare e stendere questo invito. Abbiamo pensato a una vacanza carismatica che permetta di condividere spiritualmente già il dono dell'amicizia. Questo è il tema: voi siete miei amici, è Gesù che parla. L'amicizia nel Signore, e nel Signore ci ritroviamo amici, e soprattutto non abbiamo più nemici dentro e fuori di noi. Dunque la presenza di Gesù si fa amicizia. Giovani da tutta Italia si ritroveranno proprio per un tempo di vacanza, e però al contempo per ascoltare meditazioni, per vivere intensi momenti di spiritualità, e anche per dare spazio alla creatività carismatica, workshop, seminari, attività che si fanno come quando ci si trova in un villaggio turistico, e anche tempi per evangelizzare. Dunque tutto vissuto con molta calma, con grande ordine. Il Comitato Nazionale sarà presente, io stesso l'ultimo giorno sarò lì per un tempo di evangelizzazione per tutti gli ospiti di questo villaggio, un Roveto Ardente, ma abbiamo bisogno che i nostri figli, i nostri giovani e gli amici dei nostri figli si ritrovino per questa vacanza carismatica all'insegna della amicizia, 25-31 luglio, ma sul sito e anche sui nostri social trovate tutte le indicazioni. Poi c'è un altro appuntamento che ci sta particolarmente a cuore. Pensate, abbiamo dovuto riprogrammarlo per la terza volta, ma questo Gesù si è reso presente nella sua carne, nella sua incarnazione, nella sua storia, e in un luogo che noi chiamiamo Terra Santa. Per noi lo scorso anno è stata veramente una grande, grande esperienza di sofferenza non poter andare in Terra Santa, non poter condividere la nostra fede con le comunità maggiori, con le comunità patriarcali, con la comunità apostolica da cui tutto ha avuto inizio, Gerusalemme. Lì sono le nostre radici, lì è la nostra gioia, lì è il luogo dell'effusione dello Spirito. E dunque la bella notizia è che non solo si può tornare a Gerusalemme, ma dobbiamo tornare a Gerusalemme. E lasciatemi dire, dopo tanti anni di esperienza, non ascoltate così in fondo certe rappresentazioni drammatiche che talvolta i media ci danno di alcuni luoghi, tra questi proprio Gerusalemme. E quante volte ci siamo trovati lì, e i pellegrini lo sanno bene, e mentre ci trovavamo lì nel nostro pellegrinaggio in Italia, i nostri familiari vedevano immagini nelle quali si parlava di guerre o di conflitti in atto a Gerusalemme, e noi eravamo pellegrini di pace, pellegrini di preghiera, pellegrini di amore. Il nostro pellegrinaggio inizia nel luogo dove tutto ha avuto inizio, e qui il luogo del concepimento, per giungere proprio a Gerusalemme, luogo del compimento, dove chiederemo una nuova effusione dello Spirito. E credetemi, è un privilegio straordinario vivere il seminario di Vita Nuova nello Spirito nei luoghi di Gesù, e concludere poi con l'invocazione dello Spirito proprio a Gerusalemme. La data, la cosa più importante, che certo non ho dimenticato, è la prima settimana di ottobre. Vi dicevo, abbiamo riprogrammato più volte per essere sicuri
che tutti abbiano potuto vaccinarsi, che abbiano questo famoso Green Pass, che l'ospitalità in Israele possa essere ridefinita. E qualcuno dice: e se la pandemia dovesse ripartire e se non fosse più possibile? Bene, intanto noi in fede organizziamo ora, prepariamo questo santo viaggio adesso e poi ci affidiamo come sempre alla misericordia di Dio. Ma noi preghiamo, intercediamo perché il Signore ci faccia tornare da protagonisti, per vivere da protagonisti la nostra fede proprio in Terra Santa. Dunque, prima settimana di ottobre ritorna il nostro pellegrinaggio. Tante cose potrei qui ricordarvi, richiamarvi, vi rinvio al nostro sito rinnovamento.org, ma in ultimo grazie perché in tantissimi avete seguito la presentazione del nostro nuovo CD. Si può già prenotare nelle scuole regionali, è già stato presentato, continueremo a presentarlo, e nel corso della festa di Sant'Anna, il giorno della festa di Sant'Anna, quindi fra qualche giorno, vogliamo tentare un secondo collegamento diretto con lo studio di registrazione di Bari, così che questa volta sentiremo i musicisti. Dunque abbiamo sentito i cantori cantare un brano e adesso sentiremo anche le musiche di questo nostro CD. Dunque due anteprime che certamente non solo rallegrano il nostro cuore, ma ci permettono di cogliere che il rinnovamento cammina, il rinnovamento va avanti, chi canta cammina, chi canta va avanti. E se non avessimo la musica nel cuore, se non avessimo il movimento della lode, della gioia, di che rinnovamento parleremmo? Dunque questo CD che si prepara è un segno non soltanto di vitalità, di costruzione, di ricostruzione, ma indica che stiamo andando avanti, che dobbiamo andare avanti. Ecco, è stata una gioia per me segnalare tutto questo, perché sappiamo, e molti di voi lo sanno, lo toccano con mano, quanto sia difficile servire il Signore in questa stagione di pandemia. Quanti sacrifici, quante sofferenze, quante rinunce, quante difficoltà bisogna superare. E dunque le cose che negli altri anni facevamo a memoria, facevamo anche con piccoli sforzi, adesso sono davvero benedette da Dio perché comportano un grande lavoro di comunione e di comunità. Per questo vi invitiamo ad apprezzare tutto questo lavoro e tutto quello che si programma. Noi restiamo spiritualmente uniti e questa adorazione tornerà giovedì prossimo puntualmente alle ore 20:30, preceduta dalla esortazione. Dio ci benedica, alleluia.